Oggi inauguriamo la stagione agonistica 2013-2014 per quanto riguarda l'attività del basket qui a Sulmona. La nostra associazione è un'associazione rivolta soprattutto alla promozione del basket in tutti gli ambiti, dal mini basket fino al settore della squadra agonistica. È nostro orgoglio avere una squadra che è l'unica adesso qui a Sulmona che fa un campionato di C2 dove l'80% dei giocatori sono tutti del nostro vivaio. E anche l'allenatore Raffaello è di Sulmona, poi c'è anche il preparatore atletico Luca Russo, che è un ragazzo che è cresciuto nel nostro centro, che oltre ad essere un istruttore, un allenatore, è anche un preparatore fisico. E questo è un vanto per noi, perché riusciamo a fare un campionato in questo momento un po' di crisi in economia, e dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che ci stanno vicino e ci sostengono. E poi penso che sia anche un momento di vanto, di soddisfazione anche per la nostra amministrazione, che c'è la città di Sulmona che anche con la pallacanestro gira per i campi dell'Abruzzo. Noi ci auguriamo che quest'anno ci sia un forte contributo da parte del pubblico, che per noi rappresenta il sesto uomo. Ma quest'anno noi puntiamo dritti ai play-off. Naturalmente non sarà un obiettivo facile, però io penso, con l'esperienza del nostro coach, che per il terzo anno siede nella panchina, e l'esperienza dei ragazzi sulmonesi, nonché del nostro top player. Mi fa piacere essere qui anche quest'anno, una squadra giovane, rinnovata. Mi sono trovato molto bene l'anno scorso con la società del presidente Antonio Orante e del coach Raffaello De Angelis, che ha un progetto pluriennale, e quindi essere qui per me quest'anno è un'ottima occasione per giocare ancora in Abruzzo. Sarà un anno inizialmente difficile, perché i ragazzi devono crescere, però sarà bello e stimolante cercare di migliorare il risultato dello scorso anno. Ringrazio tutti i genitori che ci danno fiducia. Questa è il nostro, è una società, un centro mini basket che adesso quasi ha più di 15 anni di vita, è nato nel 1998 grazie proprio al volere di alcuni giocatori, dei ragazzi dell'85, che avevano tantissima fiducia in Sandro Raida, che è il nostro dirigente sportivo, il dirigente tecnico, il quale, diciamo, l'abbiamo un po' adottato. Sono quasi 20 anni che sta qui a Sulmona, e grazie a lui che questa società è cresciuta ed ha ottenuto tanti risultati. Infatti anche i giocatori della prima squadra hanno giocato a Torre de Passeri in C1, e abbiamo poi, non dobbiamo dimenticarci, anche la Valentina Bonasia, che è cresciuta nel nostro vivaio e adesso gioca in Alta Italia, ha giocato degli anni a Cervia, adesso in provincia di Ferrara. Ed è stata anche una nostra soddisfazione che questa ragazza è stata convocata anche degli allenamenti della nazionale giovanile. Poi ci sono stati anche altri ragazzi come Pierpaolo Silvestri, cresciuto nel nostro vivaio, che ha giocato con il Teramo quando stava in Serie A, le giovanili del Teramo, e ha disputato anche una finale nazionale. Così anche come altri giocatori, oltre a Pierpaolo, Pezzella, Lungaro, Carlucci, che hanno giocato con Torre dei Passeri. Il campionato inizierà quest'anno, il 6 ottobre, e la nostra squadra sarà impegnata nella trasferta di Roseto contro il Blue Basket Roseto. Sicuramente la partita presenta delle incognite, però noi, insomma, confidiamo nella nostra grinta, nella nostra determinazione per cercare di strappare una vittoria, insomma, ecco, perché, come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell'opera.